Buonasera, bentornati a Talk Sicilia, il programma di intrattenimento di Blog Sicilia che potete guardare sulla nostra pagina a blogsicilia.it, sulla nostra pagina Facebook e questa puntata particolarmente la potrete guardare anche in televisione sul canale 14, il segnale di Videoregione. Ovviamente parliamo del digitale terrestre. Oggi parliamo di geopolitica, abbiamo un ospite che è poco definire illustre. Benvenuto a Calogero Mannino. Buongiorno onorevole Mannino, come sta? Buongiorno Piero, buongiorno ascoltatori. Non mi lamento, quindi va bene. È importante così. Allora, onorevole, noi abbiamo intitolato la puntata La Sicilia, l'isola che non c'è, perché ovviamente la Sicilia c'è e tutti quanti noi ammiriamo le sue bellezze, le sue meraviglie architettoniche. In realtà, dov'è che la Sicilia non c'è? La Sicilia non riesce a giocare un ruolo nell'ambito della geopolitica, questa disciplina moderna che ci spiega esattamente perché accadono le cose e perché accadono le cose in quei luoghi. Cerco di aver spiegato il termine, il concetto di geopolitica nella maniera più semplice possibile. La Sicilia è un po' assente, non è un key player fondamentale, eppure è strategica, al centro del Mediterraneo. Come mai, onorevole Mannino, c'è questo paradosso? Noi siamo al centro del Mediterraneo, siamo il cuore di probabilmente tante piccole e grandi diatribe che costellano il mondo delle relazioni internazionali, eppure la Sicilia non riesce a fare sentire la sua voce e a fare sentire il suo peso. Ma in fondo, guardando la storia, come dice Braudel, nella lunga prospettiva, la Sicilia ha sempre assolto ad una funzione, hub di altri. Quindi la Sicilia ha avuto nel corso della storia un ruolo meramente passivo. La sua popolazione, la sua società non si è mai portata a livello di società nazionale. Infatti la Sicilia, salvo qualche breve tentativo 1812, non si è mai portata alla soglia della statualità. La Sicilia è stata sempre un territorio appartenuto a questo e a quella. Di conseguenza, la Sicilia ha un ruolo passivo nella geopolitica. Non può averlo attivo, potrebbe concorrerlo e anche qui c'è un aspetto delicato. Ove la sua classe dirigente avesse un rapporto di valenza all'interno della classe dirigente nazionale o dello Stato al quale nel corso della storia la Sicilia è stata parte. Oggi, per esempio, la Sicilia è un hub militare della NATO. È comprensibile. Quando gli americani dovevano arrivare in Europa, Roosevelt e Churchill decisero che il punto di contatto, il punto di arrivo sarebbe stato la Sicilia. Lo sbarco in Sicilia è, anzi, il punto di origine di tutto un corso storico. C'è anche chi nella propria narrazione lo deforma, lo priva del valore reale, del valore autentico, che innanzitutto è molto semplice, è una conquista militare, è la conquista militare dalla quale parte la liberazione dalla Sicilia, ma la liberazione dell'Italia. L'Italia appartiene alla NATO, questa sì. È stata una scelta libera, ma fatta in un'epoca successiva, quando proprio in ragione della liberazione è stato possibile organizzare l'Italia come democrazia, come repubblica e come democrazia. Tuttavia, militarmente, l'Italia appartiene alla NATO, fa parte della NATO. E la Sicilia è l'avamposto più importante che oggi ha la NATO in Europa. Quindi è un hub nel Mediterraneo, ma è un hub nel mondo. Basti pensare che in Sicilia, nei Scemi, c'è l'installazione più importante che la NATO possa avere in termini di
strumento di informazione, di strumento di collegamento, anzi di iperstrumento in ragione. Sì. Però se ti interrompo, ovviamente fa riferimento sia alla base aerea di Sigonella, da dove quotidianamente partono i droni che pattugliano in queste ore proprio la zona del Mar Nero, della Crimea, e diciamo anche c'è un possibile coinvolgimento in scenari di guerra in questo momento. E ovviamente fatto riferimento anche al Mobile United Operating System di Niscemi, dove c'è una delle cinque antenne che sostanzialmente danno la mappatura completa del territorio mondiale. Ecco, qui abbiamo anche uno schema, no, questo è lo schema dei gasdotti, ecco, questo è il MUOS di Niscemi che vediamo adesso nelle nostre immagini. Ma detto questo, allora la domanda che io vorrei fare all'onorevole Mannino, abbiamo questa situazione geopolitica, siamo sostanzialmente un territorio, diciamocelo pure senza mezzi termini, importante ma colonizzato, siamo diciamo una base strategica per la NATO e per la sua difesa territoriale in proiezione globale sostanzialmente, ma tutto questo non dovrebbe comportare comunque dei parametri di sviluppo migliori, un'attenzione maggiore al territorio? È una seconda domanda sì. che volevo farti, perché la nostra classe politica non vede i perimetri della contesa che si gioca in Sicilia e invece, penso per esempio ai presidenti della regione, ma non do né un giudizio negativo né positivo, faccio una semplice constatazione, perché si occupano soltanto in termini di prospettiva di sviluppo del perimetro dell'isola e dei suoi arcipelaghi e non guardano oltre? Dunque, la Sicilia ha un ruolo passivo. Vorrei fare già una differenza. In Italia una regione comparabile alla Sicilia per l'interesse militare e geopolitico è il Friuli, Venezia Giulia e il Veneto. Però negli ultimi 30 anni quel pezzo d'Italia che è rappresentato dalla regione Veneto e dalla regione Friuli, è diventato un pezzo tra i più importanti sul piano dello sviluppo economico, dello sviluppo industriale. Alle spalle di Aviano c'è tutta una realtà economica, imprenditoriale, quindi sociale, di grande forza. E vorrei dire che Aviano ha finito col diventare una sorta di nastro di collegamento anche tra quel pezzo d'Italia e gli stati confinanti, dall'Austria alla Slovenia, Croazia. Quindi l'installazione militare è stata quasi il fomite, il mezzo dal quale è partito un certo tipo di sviluppo. In Sicilia questo non è avvenuto. L'insediamento militare non riguarda soltanto, mi permetto di Piero, non riguarda soltanto il MUOS di Niscemi, certo, o l'aeroporto, perché c'è anche l'aeroporto di Trapani. Sì, pensavo a Birgi. E quindi c'è un sistema. Perdonami se ti interrompo, ma credo che siano una dozzina, almeno una quindicina le basi militari sotto il vessillo NATO in Sicilia, c'è Lampedusa, insomma sì, io ho citato soltanto, per seguire il tuo ragionamento, citavo soltanto il MUOS di Niscemi e Sigonella e Birgi, perché sono, come dire, quelle più potenti dal punto di vista degli armamenti di cui dispongono. Insieme di installazioni che non hanno neanche creato un rapporto, vorrei dire, di colloquio, di convivenza, di coabitazione tra quel pezzettino di personale tecnico militare che è impegnato in queste installazioni militari e la popolazione locale. Faccio un esempio paradossale: la Pantelleria, gli americani sono tutti dentro una stazione che peraltro ha un'ubicazione molto importante, vorrei dire, sotto il profilo turistico o paesaggistico, senza nessun contatto con la popolazione locale. I tecnici o i militari che operano in quella base con l'elicottero vengono trasportati a Marsala Trapani, a Birgi,
e non hanno nessuna ragione di comunicazione, vorrei dire, con la realtà locale. Questo non è un fatto indifferente, questo è un fatto che porta innanzitutto alla misconoscenza. Io mi sono accorto, torno a Pantelleria, ma potrei dire la stessa cosa a Marsala, Birgi e a Trapani. Che ci siano gli americani è un fatto che non risulta, non sta presente nelle convinzioni, nella consapevolezza della gente comune. A maggior ragione non vi è ricaduta di sollecitazione ad un tipo di sviluppo come quello che ho già detto, per esempio, caratterizza la Piana. Questo ha rafforzato il provincialismo della classe politica siciliana. Se dobbiamo andare a ricostruzioni storiche più precise, per la verità, dopo Nicolosi, presidente della regione, non vi sono stati più presidenti che siano stati attenti, per esempio, alle ragioni di rapporto con i paesi che nel Mediterraneo si affacciano e che sono portati quindi Stai da dei. pensando ovviamente alle relazioni storiche con la Libia e la Tunisia, per esempio, che abbiamo completamente abbandonato. Tunisia, dovrei anche ricordare un po' il mio esempio, ma io ero non un governante della Sicilia, ero un governante dell'Italia, un governante siciliano dell'Italia. Quindi, fatte queste eccezioni, non si assume a consapevolezza un dato che invece sarebbe importante, che finirebbe per allargare, anzi per valere positivamente con l'allargamento dell'orizzonte mentale, dell'orizzonte intellettuale, la consapevolezza che sei un pezzettino di un mondo più grande, di un mondo però che ti confina, che ti sta accanto. E qua c'è un altro problema, ed è il rapporto dei siciliani con il mare. Una volta un pescatore mi ha detto: sì, tranne noi che andiamo a lavorare in mare per pescare, o i pochi, pochissimi che scelgono l'attività marittima, perché ci sono alcuni siciliani impegnati nella marittimità, i siciliani hanno un rapporto difficile con il mare, perché dal mare si sono dovuti guardare e difendere. Oggi, per la verità, le coste, le spiagge portano anche i siciliani al mare, ed è un mare molto godibile, un mare spettacolare. Però non c'è in Sicilia, vorrei dire anche in larga parte dell'Italia, quel rapporto che c'è in Francia con il mare. O anche in Gran Bretagna, potenza marittima per antonomasia, per esempio. Oppure in Liguria, dove residua la logica della potenza marittima Repubblica Marina. della Repubblica per qualche tratto ad Amalfi, per qualche tratto evidentemente a Venezia. Ma il rapporto col mare in Italia non ha quel rilievo, quella portata e quel valore che dovrebbe avere, perché il mare è anche un'opportunità, un'occasione. Tutto questo ha implicato uno sviluppo delle attività attorno al mare. La Sicilia ha molti porti, ma se andiamo a guardare attentamente, con tutti gli sforzi che sono stati compiuti da recente su alcuni porti, il porto che è rimasto a livello, diciamo così, continentale è il porto di Augusta, e anche lì c'è stata soltanto una ragione militare per alcuni versi e una ragione industriale che in fondo poi ha pregiudicato lo sviluppo del porto di Augusta. È un porto largamente naturale, cioè la sua profondità è una profondità naturale, non è così per tutti gli altri porti delle città.
Palermo e Catania sono dei porti che sono condizionati dalla struttura portuale, che sono condizionati dalla profondità. Molte volte si devono fare dei lavori anche di scavo e di recupero del fondo per poter consentire l'ingresso di navi di un certo tonnellaggio. Dette queste cose che sono condizioni fisiche o condizioni anche economiche o condizioni culturali, psicologico-culturali, dobbiamo dire che la Sicilia deve avere un rapporto col mare perché solo a guardare la cartina geografica ci accorgiamo che è un pezzo di terra buttato nel Mediterraneo e che il Mediterraneo, come vuole la denominazione che noi diamo allo spazio marittimo che intercorre tra la Sicilia e la Libia e la Tunisia, è un canale, è una strettoia, è un corridoio diventato sempre più importante perché soprattutto da quando è stato allargato il canale di Suez, il Mediterraneo è diventato un lago che mette in rapporto l'Oceano Indiano con l'Oceano Atlantico ed una volta il problema del traffico marittimo era esclusivamente o prevalentemente quello delle petroliere che venivano dal Golfo in direzione dell'Europa o anche in direzione atlantica. Adesso invece c'è un traffico commerciale imponente. Addirittura lo possiamo anche notare, no? Perché Sì. molte volte vediamo passare queste navi porta container, oltretutto sono diventate delle navi gigantesche, grandissime, Però e la Sicilia. è un sistema commerciale che lambisce la Sicilia e dalla Sicilia non lascia nulla. Non Sicilia, che la Sicilia non viene toccata, viene toccata, perché lambisce. l'ultimo porto container che c'è in Italia è Gioia Gioia Tauro, Tauro. dove, essendo stato realizzato un grande porto in funzione di un'ipotesi di insediamento industriale, il quinto centro siderurgico, poi la saggezza politica, sono presuntuoso, perché sono il ministro del Mezzogiorno che ha fatto l'accordo con una compagnia di navigazione israeliana che ha cominciato a utilizzare Gioia Tauro Gioia Tauro, come hub. come hub per il transhipment. Le grandi navi portacontainer si muovono su Gioia Tauro, scaricano o caricano in direzione poi di Israele e del Medio Medio Oriente. Oriente. Oggi Gioia Tauro è uno dei porti più importanti, addirittura ha un volume di traffico che supera Genova o Livorno, che prima aveva il primato nel trasporto dei container. In Sicilia non c'è una. L'avevo già detto. Sarebbe dovuto essere Augusta l'hub portuale di riferimento. È potuto essere Augusta, anzi, ricordiamo che c'è stata un'iniziativa da parte della Cina che è Ricordo. calata in Europa. È proprio cronaca di questi giorni, l'accordo che una compagnia cinese, cioè il governo cinese, ha fatto con il porto di Amburgo, Porto di Amburgo. A sollecitando. proposito, perdonami se ti interrompo, cioè io diciamo, ho cercato di mantenere intonsa la tua lectio magistralis di geopolitica perché veramente è un piacere ascoltarti parlare e sentire queste riflessioni. Ma proprio in riferimento all'investimento cinese al porto di Amburgo e al famoso corridoio Palermo-Berlino, se ancora esiste o se ancora se ne può parlare di questa vicenda, è tornata alla ribalta la vicenda del ponte sullo stretto di Messina. Ora, io prima di farti la domanda più banale del mondo, ovvero se il ponte si farà o meno, ti chiedo in realtà se non sia fuori tempo massimo dal punto di vista strategico quest'opera, perché se l'idea è collegare la Sicilia ai grandi mercati europei, con la Germania che ormai si sta appiattendo sempre di più a livello di produzione industriale verso la Cina, con l'ingresso dei cinesi al porto di Amburgo,
non rischiamo di trovarci un'opera faraonica che comunque non avrà più quel valore strategico che poteva avere 20-30 anni fa? Maggior ragione, perché mentre, ed è stata la ragione per la quale i cinesi stanno andando ad Amburgo, il Mediterraneo verrebbe usato soltanto come mare di transito e poi prevalentemente la rotta sarebbe quella atlantica, nord atlantica, Quindi come. perdonami un secondo e poi ti lascio finire quest'ultimo minuto per concludere. Quindi stai dicendo che in effetti il ponte sullo stretto è l'ultima chance per non restare tagliati fuori dai mercati mondiali? Siamo in ritardo, ma è l'ultima chance perché oltretutto il ponte sullo stretto presuppone anche la realizzazione della infrastrutturazione del sud d'Italia. Io sotto questo aspetto, per la verità, sono rimasto deluso dal governo Draghi che ha svolto un'attività assai meritoria e gli italiani non dovrebbero dimenticarlo. Non per manifestare gratitudine, ma per tenere presente il modo con cui si governa e l'impostazione che si deve dare al governo. Ora, Draghi, per la verità, ha perduto la grande occasione della utilizzazione del PNRR in funzione del Mezzogiorno d'Italia. Se il Mezzogiorno d'Italia non ha una rete autostradale e non ha l'alta velocità, e tutto questo deve essere esteso alla Sicilia. E il cosiddetto corridoio Trasmet. Berlino-Palermo presupporrebbe addirittura il collegamento di Trapani da una parte e dall'altra parte con Catania-Ragusa. Allora, se una buona volta per sempre, perché abbiamo tentato negli anni Ottanta di portare avanti questa impostazione, poi c'è la grande cesura del 1992. Ma per questi 30 anni questi problemi sono stati totalmente ignorati, misconosciuti. Ma questo è un nodo fondamentale, perché se l'Italia non vuole rimanere a servizio dell'economia industriale tedesca, perché Quello che questo è accade. già larga parte dell'apparato industriale della pianura padana, è strettamente legata alla Germania. Ma se non vogliamo limitare il rapporto dell'Italia con la Germania a questa, chiamiamola, politica di sinergie italo-tedesche, noi dobbiamo recuperare il sud e recuperare soprattutto la funzione nel sistema dei trasporti del sud. Ed allora il ponte sullo stretto non è una civetteria, non è un capriccio. Non è il desiderio per una cosa che sia mirabile, fantastica, è una ragione È un'istanza di assolutamente sopravvivenza, sostanzialmente. della sopravvivenza della funzione economica del sud d'Italia. Questo è il punto decisivo. Certo, il giorno in cui avrai realizzato, starai realizzando il ponte sullo stretto, il problema anche del sistema portuale siciliano andrà Dovrà essere. collocato In una nuova in dimensione. un'ottica. Onorevole, io ti ringrazio veramente del tempo che ci hai dedicato e delle tue riflessioni. Il tempo si è concluso, quindi a me non resta che ringraziarti nuovamente, salutare chi ci ha ascoltato e che ha seguito questa interessantissima puntata dedicata all'isola che non c'è, con la speranza che arrivi presto, una Sicilia migliore. Grazie all'onorevole Calogero Mannino e ci vediamo alla prossima puntata.